L'altra voce della Russia. I media, la società, la cultura, l'arte, i cittadini russi all'opposizione. Un podcast di Stefano Maria Capilupi e Giovanni Certomà. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, quelli che ci seguono in video e anche in podcast. Non potevamo che iniziare con queste immagini di cui struggenti che arrivano direttamente dalla Russia per questo terzo appuntamento dell'altra voce della Russia, un modo per dare e raccontare i personaggi indipendenti che sono rimasti coraggiosamente e criticamente in Russia e che possiamo ascoltare e seguire sui diversi canali YouTube, da Telegram a Telegraph. Insieme a Stefano Maria Capilupi, in collegamento da San Pietroburgo, docente universitario nella città, russista, filosofo, autore del libro Il tragico e la speranza, da Manzoni a Dostoevskij. Ben ritrovato Stefano. Dicevamo l'altra voce della Russia, l'altra voce anche quella dei bambini che non possono dire no se il papà deve andare via e deve andare in guerra, direi anche quella, se vogliamo. Stefano, questa terza nostra puntata non potevamo che collegarla a quanto sta accadendo in queste ore in Russia. Putin ha annunciato una mobilitazione parziale, il decreto è stato firmato. Guardiamo qualche immagine di ieri, di questi giorni. Certo, dopo quelle guardiamo queste. Qui gridano appunto non ve lo diamo, perché si sono messi, come dire, in cerchio, no, a braccetto, e non danno l'altro manifestante, insomma. Questo è quello che ripeto. Qua gridano ormai, penso sarebbero tutto il mondo, no alla guerra. Vediamo tra l'altro lontano come abito io, continuo la piazza di Santità, come potete dire, continuano comunque a dire assolutamente no alla guerra, soprattutto i giovani. Sì, è una situazione simile, la vedo davanti la cattedrale di Kazan, la Madonna di Kazan, siamo sempre a San Pietroburgo. Gli arresti continuano, peraltro. Gli arresti continuano, Stefano. Ma questa vedo è una situazione che è cominciata prima. Ecco, vogliamo partire da quello che era successo nei giorni precedenti. Putin lo vediamo al tavolo con gli altri leader asiatici. Sì, perché tra l'altro, insomma, i giorni precedenti erano stati forse quelli che hanno causato poi questa decisione della dirigenza russa, no? Abbiamo visto Putin incontrare appunto i leader dell'India, quello cinese, quello del Kirghizistan, ma i canali alternativi di Telegram facevano molto sarcasmo sul fatto che Putin avesse dovuto aspettare quasi ogni leader, no? C'era scritto, trovavamo vignette satiriche in cui ti ricordi i tempi in cui invece era la Merkel che aspettava te, e qualcuno ha fatto del amaro sarcasmo quando invece Putin ha fatto aspettare tutto il popolo russo l'altro ieri sera fino alla mattina, come se si fosse voluto vendicare sui suoi, visto che aveva dovuto aspettare di fronte agli altri leader asiatici. E vediamo il sarcasmo delle vignette, delle fotografie in cui vediamo appunto i leader russi che, diciamo, in prossimità della mobilizzazione, invece loro si mettono al sicuro, portati via da questa camionetta, insomma, no? Anche per dire il coraggio, tra l'altro, di chi è l'opposizione in Russia, che sa essere anche più caustico e sarcastico di chi magari lo fa in Italia. Questa è la nostra terza puntata, Stefano. Prima dell'estate ne avevamo confezionato un'altra, ma quanto è successo durante l'estate? Non possiamo non parlare dell'uccisione di... Sì.
Quello è stato un momento in cui io appunto tornato mi chiedevo se la gente cominciasse a capire a chi lavora nell'istruzione che è il momento di abbracciare una neutralità, perché chi come noi insegna invece deve capire che quell'evento lì, l'uccisione della Dugina, è stato un segnale in qualche maniera comunque di una, al di là dei colpevoli, insomma, no? Di qualcosa che sta traballando all'interno. Dugin, il padre, è un ideologo che in tutta sincerità fino a pochi mesi fa non era assolutamente calcolato, nonostante tutta la retorica dell'eurasismo, ma io so per certo che nelle ricerche insomma, di chi ispira Putin era quello meno, in realtà meno, come dire, meno considerato. Però in qualche maniera adesso l'uccisione di Daria della figlia l'ha reso per un certo periodo di nuovo un eroe, diciamo. Lo dico, lo so, con dispiacere, insomma, però purtroppo è così. Ed è morto il padre della perestroica, Mikhail Con tutto Gorbaciov. rispetto alla memoria per la Daria, però ecco, qui siamo di fronte appunto rispetto al padre Dugin, tutta un'altra personalità, e abbiamo parlato di questo sui social, abbiamo scritto quanto purtroppo ci sia una parte della popolazione russa che in qualche maniera ha visto incarnato in Gorbaciov i problemi degli anni 90, dimenticando Lo insomma. ritiene la responsabile, la causa, no? Sì, Gorbaciov, poi io conosco russi invece che fanno analisi molto più come dire, oggettive, riconoscono che Gorbaciov aveva pochissimo tempo per realizzare tutto quello che si era ritrovato a dover realizzare, insomma, no? Però alla fine i funerali a Mosca hanno dimostrato che in realtà molta gente ancora lo ama e lo apprezza. Ma non sono stati funerali di Stato. Sono stati funerali con elementi di Stato, se vi ricordate, insomma, questa era stata la formula trovata infine dalla, appunto, dalla dirigenza russa, con Putin che invece ci è andato pochi giorni prima, no? Non ci è andato direttamente il giorno del funerale stesso. E i dissidenti aumentano. Adesso in queste ore lo stiamo vedendo. La gente si sta riversando in piazza, ma i dissidenti. Appunto, non dimentichiamoci quelli che continuano a essere in carcere, come Yashin, e qui tra l'altro spero si possa vedere quello che scrive, no? Racconta la sua vita nelle celle, una vita vera di carcerato, insomma, chi ha il coraggio di dire che lo faccia per la fama vorrei vederlo al posto suo, insomma, no? E poi Yashin scrive in fondo: ho trovato il modo di farmi un pochino caldo, no? In qualche maniera con uno stratagemma lì mettendo delle bottiglie calde, dice, e quando uso questo stratagemma poi guardo la televisione e sento dire che in Europa invece muoiono dal freddo perché non gli diamo il gas, no? Quindi questo è Ma interessante. Yashin non è il solo dissidente. Sì, se ne sono aggiunti altri, vediamo Leonid Gozman, le sue parole molto, non so se qui si riescono a vedere, sono Purtroppo non riusciamo a visualizzarle, però vorrei che le sintetizzassi. sì, insomma, il problema di Gozman, appunto, è che ha già una certa età, per cui i medici pensavano che mai e poi mai sarebbe stato preso, insomma. Praticamente lui, chiaramente, io non mi pento di nulla, ormai alla fine il suo carcere che era durato 2 settimane, poi è stato di nuovo ripreso all'uscita, nonostante molti abbiano ripetuto che lui abbia problemi di salute e quindi necessita di cure, ma nonostante questo è stato ripreso, ma lui in carcere dice io non mi pento perché devo comunque ostacolare quello che considero il male, insomma, quindi sono comunque a posto con la coscienza. E si stanno moltiplicando, si sono moltiplicati i canali Telegram di opposizione, in modo particolare da segnalare uno nuovo aperto da studenti moscoviti. Sì, ce n'è uno nuovo, io non lo voglio neanche. No, Però scusami, ma prima di. fai bene a far vedere anche queste figure, perché io quello degli studenti non lo voglio neanche far vedere, perché non voglio metterli in difficoltà, dico la verità, insomma. Perché il loro coraggio, ecco, chi in Russia li conosce, li segue, hanno grandissimo coraggio, ma sono semplici studenti dell'Università degli Stati di Mosca. In questo momento in cui, ecco, una cosa che magari non ho fatto neanche in tempo a dirti, Giovanni, ma poche ore fa addirittura gli studenti vengono già presi e portati in guerra, novità proprio delle ultimissime ore, nonostante il Ministero della Difesa avesse detto che gli studenti non sarebbero stati toccati. Quindi è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Qui invece vediamo due personalità, se vuoi, classiche, che abbiamo già citato in precedenza, del mondo dell'opposizione, Alessandro Gorbunov, che tra l'altro appunto è su una sedia a rotelle, però lui comunque va avanti nonostante questa sua malattia e dice la Finlandia chiude presto i visti, l'Europa vuole aiutare il regime russo a mandare più gente possibile nelle trincee, ne riparleremo di questo. E l'altra affascinantissima, Vera Fanasieva, professoressa intellettuale, che stamattina ha scritto: il popolo russo è una nazione molto antica, ossia vecchia. Ricorda le imprese di 70 anni fa e dimentica ciò che gli ha promesso Putin ieri. Insomma, molto, molto autosarcastica verso la propria gente, no? E quindi sì, dicevo, nuovi telegrammi Telegram Nuovi e canali.
nuovi canali, sì, Telegram, e qui vediamo come viene raccontato che i ragazzi delle scuole non vanno volentieri a quelle ore di, come dire, inculcamento patriottico, no? A cui vengono obbligati la mattina, e addirittura molti genitori coraggiosi erano riusciti poi pochi giorni fa a togliere alcune frasi da questi nuovi manuali, appunto, lì citate, no? Vediamo, appunto, operazione speciale, morire per la madre patria, eccetera, erano state tolte addirittura, grazie proprio all'attivismo di certi genitori e di certi studenti. E tu parlavi prima di studenti, ce n'è uno che tu conosci Ce n'è uno che io direttamente? conosco, perché questo è un ragazzo che ha studiato alla nostra università in gamba, appunto, Vsevolod Karaliov, e io ho saputo da parte innanzitutto di un collega che a sua volta in realtà è già andato a vivere in Finlandia, ha abbandonato San Pietroburgo, mi ha raccontato questa storia. Io sono entrato in contatto con i suoi amici e purtroppo si trova in carcere per aver girato dei film in cui raccontava i meeting, questi meeting che adesso sono tornati di nuovo, no, di grande attualità appena è stata annunciata questa mobilitazione. Non possiamo non parlare, Stefano, delle elezioni, no? Appena conclusesi, e su quel gesto coraggioso di deputati uscenti, con una lettera, cioè aperta, sono scesi proprio in campo. Esatto, spero si veda insomma il testo, no? Molto coraggioso. Questi deputati, tra l'altro uscenti, quindi alla vigilia di queste elezioni ci sono appena state, addirittura invitavano Putin ad andarsene. E questo è stato un gesto di un municipio, di un distretto municipale di San Pietroburgo, imitato poi da uno di Mosca, e alla fine sono diventati addirittura 18. E qui vediamo accanto una figura di un politico indipendente, Mikhail Abanov, che fa parte della sinistra socialista, internazionalista, che continua comunque a portare avanti la sua attività politica, nonostante queste elezioni municipali appena concluse, poi alla fine hanno comunque confermato la maggioranza per la Russia Unita. Anche qui, adesso io non voglio dire la mia, voglio solo riferire quello che mi dicono i russi, la gran parte della gente ha perso la fiducia nelle elezioni, il sistema online che viene applicato da 2 anni, beh, è quel sistema per il quale Venediktov, il direttore dell'Eco di Mosca l'anno scorso, perse tutta la sua reputazione proprio perché se ne fece garante, e lui ha perso tutta la sua reputazione di rappresentante dell'opposizione per queste ragioni, che è tutto dire. In queste ore i tentativi di lasciare la Russia sono tantissimi, ma il grosso rischio qual è, Stefano? Visti negati ai cittadini russi, è un grosso errore, Esatto, perché poi soprattutto a chi si oppone. abbiamo aperto appunto con la voce straziante del bambino, che in qualche maniera ci fa più pietà del padre, perché in qualche misura, perché c'è molta gente nelle province che, alcuni non avendo una vita vera, in qualche maniera è come se la trovassero in questa dimensione bellica adesso, altri semplicemente l'ho appena saputo poco fa, fuggono, si nascondono, altri ancora vengono forzati, e ci sono quelli che fuggono proprio dalla Russia, dal paese, che sono un po' l'altra faccia di quelli, se vuoi, che protestano nelle piazze, no? Però ecco, il fatto che purtroppo l'Unione Europea non abbia ancora stabilito il modo di accogliere, il fatto che la Finlandia stia per annunciare la chiusura dei visti, chiude un'altra porta in faccia a queste persone, che ricordiamolo, in realtà è quel 20% più sensibile, più intelligente, quello aperto verso l'Europa. Dobbiamo capire il problema di questo popolo, è un popolo spaccato in due, c'è un'intelligenza che letteralmente, lo dico, odia quella parte inerte, quella parte che viene detta che ha mentalità di schiavo, lo dico apertamente, di chi in qualche maniera è pronto ad obbedire, e a sua volta questa intelligenza è quella che adesso viene abbandonata dall'Europa, e questo è il grande paradosso. Questo decreto con cui vengono richiamati 300.000 riservisti, giusto? Esatto. E Anche adesso se tu mi dicevi, anche gli studenti universitari sono ecco, stati. nelle ultime ore abbiamo notizie molto, molto contraddittorie, perché abbiamo eventi di episodi di studenti presi dall'università, gente presa di forza dalle fabbriche, adesso ho appena saputo di 7 che addirittura sono fuggiti appena sono stati presi, e appunto gente fermata per strada, gli si chiede il passaporto, gli si controlla e subito gli si dà il biglietto da visita, il biglietto della chiamata, e poi i manifestanti che erano scesi in piazza ieri sera e si sono ritrovati appunto con il foglio della chiamata la mattina in prigione, insomma, quindi. Non ci sono più voli, non si trovano più E poi posti. non ci sono più voli per fuggire, perché ormai sono stati quelli per la Turchia, l'hanno detto anche nelle televisioni italiane, no? Costano ormai un occhio della testa, e le vie, appunto, via terra, vengono sempre più chiuse,
verso l'Europa. Quindi spero che in qualche maniera Sono anche. immagino ore, Stefano, dove tutto si sta evolvendo con una rapidità incredibile, pazzesca. Ma io appunto lo dicevo già l'altra mattina, qui purtroppo il governo sta giocando la sua ultima carta. Il discorso è quanto funzioni. Il rischio è grosso? Il rischio è grosso, cioè ci troviamo in una dimensione tragica in cui veramente ancora di La più. reazione potrebbe essere una reazione inconsulta? La reazione è quello che vuole Putin, è quello di esprimere di nuovo controllo sulla popolazione, quello che negli ultimi giorni stava perdendo. E questa è la carta che ha giocato. Che funzioni o non funzioni lo vedremo prossimamente. Stefano, direi che chiudiamo questa nostra terza puntata, ma credo che ci rivedremo a brevissimo perché i fatti si stanno evolvendo con una. Siamo adesso il referendum, è chiaro, nelle zone appunto nel Donbass, eccetera, e da lì poi dipenderà nei giorni successivi il senso di questa mobilitazione. Sarà immagino un avvenimento cruciale Sì, per lo quello che sarà un sviluppo altro. Sì, che darà un carattere preciso anche alla mobilitazione, potrebbe anche renderla di dimensioni maggiori, quello che temono anche persone che conosco qui, chiaro. Grazie a Stefano Maria Capilupi in collegamento da San Pietroburgo. Si conclude la nostra terza puntata, l'altra voce della Russia. Ricordiamo, abbiamo il canale YouTube e su tutte le piattaforme, da Instagram a Facebook, per cui è possibile riguardare il nostro video. Un abbraccio, Stefano. Un abbraccio, ciao. L'altra voce della Russia. I media, la società, la cultura, l'arte, i cittadini russi all'opposizione. Un podcast di Stefano Maria Capilupi e Giovanni Certomanno.